nostra destinazione, la nostra città e tutte le nostre bellezze. Considerate che, insomma, siamo nelle Marche, centro Italia, la nostra provincia di Pesaro-Urbino è nel nord delle Marche, 2500 km quadrati di estensione con 350.000 abitanti. Insomma, voi che siete abituati alla situazione di Londra ben capite che siamo in una situazione molto tranquilla, piacevole, dove le persone sono abituate all'accoglienza, dove troviamo dei bellissimi lungomari. La città di Fano ne ha 17 km, ma già 5 minuti a piedi ci troviamo nelle prime colline, quindi la nostra caratteristica fondamentale è che abbiamo queste dolci colline che arrivano direttamente sul mare. Anzi, tra l'altro, proprio in queste colline prendono spazio i nostri vitigni, e quindi sono così dipinte dall'agricoltura dei nostri contadini che le lavorano costantemente, e questi vitigni, questo vino, queste prelibatezze prendono proprio il sapore del mare che è vicino alle colline. La vallata dei profumi dei nostri prodotti nella serata di ieri e dei profumi, degli aromi, dei sapori dei nostri prodotti che potrete degustare dopo. Quindi di fatto ringrazio veramente l'ospitalità, ringrazio il vice capo ministro Riccardo Smigo, l'onorevole Carloni, di questa accoglienza e dell'opportunità, perché di fatto siamo qui in maniera concreta per cercare di seminare, come fa il nostro mondo agricolo, un rapporto che sia duraturo, anche dal punto di vista economico. Si è parlato ovviamente del veicolare messaggi, della dieta mediterranea, i nostri prodotti, dal vino al tartufo, al formaggio eccezionale che abbiamo, collegato veramente a quello che avete visto, la nostra bella agricoltura, la nostra storia, la nostra arte. Tutti questi sono messaggi che passano anche attraverso il nostro cibo, i nostri prodotti, grazie alla forte sostenibilità che abbiamo. Un altro messaggio aggiuntivo che va comunque comunicato in questo momento. Abbiamo nelle Marche il distretto biologico più grande d'Europa, quindi anche la sostenibilità e la solubilità. Probabilmente abbiamo bevuto un po' di vino ieri sera, no? Ho visto tutti, però stiamo tutti bene stamattina. Vuol dire che abbiamo bevuto un vino sano e un vino genuino, che non ci ha creato qualche problema. Abbiamo mangiato i prodotti eccellenti che si raccontano da soli, quindi anche con i profumi del brodetto di ieri sera ho visto il volto e ho sentito il racconto di numerosi di voi o dei presenti che erano veramente esterrefatti. Presidente di Confesercenti Pesaro-Urbino, che ho l'orgoglio di rappresentare qui oggi al Centro Italiano di Cultura, per noi è una grande soddisfazione, per me personalmente che ci lavoro da tanti anni, ma per tutto il lavoro che Confesercenti fa per tutto l'anno, e lo fa bene da 21 anni. 21esimo anno di Festival del Brodetto. Noi da 21 anni raccontiamo il lavoro dei nostri marinai, raccontiamo una filiera che lavora dietro al pescato dell'Adriatico, e soprattutto a quello che è tutto il lavoro che fa la nostra regione, la regione Marche, che è sicuramente una delle regioni più belle, uno dei territori più belli italiani. Noi da 21 anni rappresentiamo non soltanto una ricetta, ma rappresentiamo la qualità della vita del nostro territorio, rappresentiamo il lavoro di una filiera intera che va dal pescato, dai marinai. Non a caso questa zuppa di pesce nasce nelle barche negli anni dell'Ottocento, quando andavano ancora le barche a vela dei marinai,